vincere, dopo essere passato in vantaggio subito al settimo minuto, quando Gio Paolo ha inventato una punizione tutta brasiliana. Bastano 30 secondi al Bari per pareggiare, ancora lui, Gio Paolo, stavolta pronto a sfruttare un cross dalla bandierina di Maiellaro e una indecisione di Lorieri. A copertura di un... Paolo, calcio d'angolo, Gerson, Monelli allunga di testa la traiettoria della palla e arriva il piede magico di Joao Paolo per l'1-1. Schema provato in allenamento, riuscito in partita. E quello di Joao Paolo per il 2-2 finale. Morale, due belle squadre per una bella partita. Sergio da una parte, Gerson dall'altra, i migliori. Proprio Gerson elogia Joao. Chiuso il conto e per la Cremonese addio speranze di salvezza. In contropiede Joao Paolo si è presentato solo dinanzi a Rampulla e lo ha superato con un tocco morbido di esterno sinistro. Jelpo si risente il dolore alla caviglia a Raducioiu, mentre Joao Paolo si riscatta dopo l'esclusione di Milano, segnando la rete del 2-1 per il Bari, un'azione irresistibile condotta dal brasiliano, abbracciato, festeggiato. Maiellaro inventa per il vivacissimo Raducioiu, uno dei migliori stranieri giunti negli ultimi anni in Italia, e Ferron non può far altro che agganciare il rumeno. Il rigore appartiene a Joao Paolo, che firma l'ottavo gol in campo. A centrocampo si scatena Joao Paolo, va via sulla sinistra, è messo giù irregolarmente da Tricella, calcio di punizione assegnato dall'arbitro Bruni di Arezzo, calcia lo stesso Joao Paolo, tiro tagliato sul primo palo che inganna il portiere del Bologna Valeriani. Esultanza e giusti applausi anche per Joao Paolo. Si faceva definitivamente perdonare l'errore dal dischetto commesso a Napoli, siglando il quarto gol, decimo successo personale in campionato. Ora le interviste realizzate dal collega Vito Carbone. Maiellaro, un secondo gol proprio da raccontare. Beh, a parte tutto bisogna essere sinceri, è molto tempo che ci provo, però oggi sono stato fin troppo fortunato perché ha collaborato tantissimo il portiere. Vediamo che avanza Brambati per effettuare con un lancio lungo la rimessa proprio in area, Galli mette fuori, c'è anche Rijkaard, Joao Paolo gol, palla che sfugge al controllo dei difensori baresi, ne approfitta prontamente Joao Paolo, 11° gol in questo campionato del brasiliano del Bari, Bari in vantaggio dopo appena lo stesso Carrera. Lupo, ancora un rimpallo fra Lupo e Maldini, ancora Lupo, Maiellaro. Bello spunto di Maiellaro verso Joao Paolo in aria, evita il portiere Joao Paolo, tiro gol, Bari che torna in vantaggio ancora con Joao Paolo, 12° gol in campionato del brasiliano Joao Paolo, doppietta molto importante per la salvezza, per la permanenza in Serie A della squadra barese. Joao Paolo lanciato ottimamente da Maiellaro è andato a realizzare con un perfetto controllo in area di rigore, ha scavalcato avversari, ha scavalcato il portiere Rossi che gli era uscito incontro e è riuscito a far passare il suo raso terra fra le gambe dell'ultimo difensore del Milan che disperatamente cercava di intervenire e ha riportato in vantaggio il Bari proprio nel momento in cui il Bari sembrava un po' in affanno, un po' in difficoltà. Gol molto importante questo di Joao Paolo, nel primo tempo il Bari aveva tenuto... Nossa squadra hoje ha fatto una bella presentazione, esse tifoso maravilhoso que contribuiu com essa gara importante. Siete finalmente salvi! Una ultima partita in casa e graças a Deus estamos salvos. Allora oggi il Bari si è salvato anche grazie alle tue parate. No, grazie a tutti. Abbiamo fatto una grandissima partita perché ci davano spacciati contro il Milan. Dobbiamo ringraziare tutti e questi meravigliosi tifosi. Presidente Mattarese, auguri meritati questi, è la fine di un incubo. Speriamo di non trovarci più in queste condizioni perché è terribile e non
che devo dire, ringrazio tutti. Comunque è finita, che cosa è pensa un pezzidente in questo devo momento? Devo dire grazie ai giocatori che finalmente hanno capito come devono giocare in Serie A per conquistarsi anche la salvezza. Il Milan ha giocato, ha dimostrato di essere ancora una volta una grande squadra, però il Bari è riuscito a vincere con grande merito. Presidente, un pubblico meraviglioso che merita qualcosa di più il prossimo anno, una promessa. Ma diciamo che io avevo già detto, stavo già programmando per l'anno prossimo, anche perché non voglio soffrire, altrimenti preferisco non fare più il presidente. Soprattutto per Salvemini, che sembra intenzionato a schierare a Parma un Bari spregiudicato. Paolo cerca gloria e trova però un gravissimo incidente, di quelli che fanno discutere. Un campo così malconcio non aiuta certo equilibrio e coordinazione, ma chi glielo spiega al brasiliano fratturato? Giocare a questi livelli e regalare i gol come li regaliamo noi. C'è anche il fatto che loro fra salvataggi sulla linea, un palo e così. Il gol del Bari sul rigore, Giopaolo va via solo, Landucci lo aggancia. Penalty lo trasforma lo stesso João Paulo, secondo gol in campionato per il Tangorra di testa, vedete parte João Paulo, portiere, la palla al portiere, scatta Tovaglieri, prende il pallone, supera il portiere, al centro João Paulo, gol a porta vuota, il Bari in vantaggio al primo minuto, dopo 40 secondi avete visto, João Paulo ha portato il Bari in vantaggio. Un alleggerimento piuttosto ingenuo da parte di un difensore verso Bosaglia, il portiere veneto, Sandro Tovaglieri, astuto come una volpe, ha intuito che il portiere era in ritardo, è riuscito a prendergli il pallone, ad aggirarlo, a portarselo a spasso in aria, a metterlo al centro e offrirlo su un piatto d'oro. Però voglio dire, significa che il pubblico quando si diverte, tutto sommato, è disposto anche a subire il sacrificio di un tempo, per esempio, giocato male o comunque perso sul piano.